Ciao e bentornati ancora una volta con la team di FIFA. L'avevo detto che fino a settembre almeno le partite le avremmo fatte, quindi cerchiamo di magari continuare a scalare qualche divisione con la nostra solita super rosa, visto che abbiamo trovato un nuovo fenomeno, il grande Mago Aduri. Vediamo se si dimostrerà continuo come Jonas. Abbiamo già un avversario, il Lorenzopoli FC. Pronti per cominciare? Ok, pronti per cominciare. Può diventare interessante se riusciranno nelle prossime gare. Vediamo di continuità di rendimento. Vediamo di continuare, magari garantirci la salvezza, anche se il risultato minimo lo sapete, la promozione. Quindi l'arbitro da inizio al primo tempo. Pronti per cominciare. È da un po' che non lo tocco FIFA, quindi prego Dio di non aver perso il tocco. Sono una squadra a tema Bundes. Vediamo se no, ecco, queste cose con Schürrle non me le devi fare. Mi raccomando, concentrato. Ok. E partiamo subito. Certo, una difesa con Papastatopoulos e io magari devo anche rischiare di perdere. Già non aver superato la metà campo è un problema. E che cazzo! Ok, grande Pepe spazza via. Occhio con Oplianka, buttala nel mucchio. No, e che cazzo, attenzione Koke però. Abbiamo visto, no, porca miseria, poteva essere l'occasione d'oro. Ecco qua, mo cominciano. Vai con i contropiedi, mannaggia la mignotta. C'è pressione su di lui. E subito il raddoppio Pepe Godin. Buona posizione, distanza favorevole. Pensavo fosse rigore. Ho visto la morte in faccia. E no, Douglas Costa, stai fermo. Ottimo, solito Godin. E vai Givanildo. Givanildo sei tutti noi. No, porca miseria, porca. Si avvicina all'area. Sento odore di 0-0 in colore. E c'è il tiro. Ottimo, bravo, grandissimo. Oggi mi sa che dobbiamo fare tipo Barça Inter, quindi devo chiudermi come lo schifo, nonostante abbia una squadra che mi permetta anche di osare un po', però se non tocco palla non posso fare una bella ceponzia di minchia. E vai Rakitic. Ok, un corridoio al volo. Ecco Jonas. Ti vedo un po' spento ragazzo. Caro il mio Jonas, non sei più quello di una volta. Con Oplianka per Rakitic. Rakitic di prima per tua zia in carriola, perché non c'era un Cristo lì davanti. Complimenti come sempre. Mi sa che... ah, vuole, se la gioca pure a rischio. Però veramente non posso fare una partita senza tiri in porta con uno che è in difesa a Papastatopoulos. Ne va del mio onore. Detto in cuor mio, che partita di merda. Occhio Jonas. La palla è per... no, porca miseria però. Due ore per fare un tiro e poi me lo sbagli Jonas. Ma che cazzo ti è successo? Dove è andato il giocatore da 14 gol a partita? Attenzione a Koke però. Sì, attenzione che gli tenga, rimanga il pallone tra i piedi, non si sa mai. Dio mio, che schifo di primo tempo. Occhio Jonas. Controllo del pallone, sta scattando chi? Givanildo. Peccato che scatta quanto vuoi ma non tiene il pallone in campo. Brutto macaco rincoglionito che non è altro. Rakitic, Aduriz dall'altro lato. Il lancio per Konoplyanka, la transiberiana, eccolo lì. Attenzione, Konoplyanka scarica il tiro. Ma Cristo santo, la convergenza quando? Occhio Jonas, cross nel mucchio d'esterno, Aduriz! Traversa Cristo! Kristaps Porzingis sarà pure fuori gioco. Eccolo Jonas, per motivi sconosciuti era fuori dall'aria anziché dentro. Eccolo. Parte da fuori Jonas, tiene il pallone, il controllo, il tiro che viene murato. E l'urlo che mi rimane strozzato in gola. È ottimo, finisce il primo tempo nella noia più totale. Speriamo di cambiare qualcosa nel secondo. Torniamo in campo, esce Koke ed entra Antonio Traversone, Toni Kroos. E subito Aduriz in controllo. Però non riesce a passarla, in compenso c'è sempre Antonio. E guarda chi sta scattando qua. Sì, peccato che ha trovato alla consistenza di un blocco di tufo in attacco ormai questo ragazzo. Soprattutto si è fatto trollare da Papastatopoulos. Ottimo, meno male, ci mancava il gol in contropiede. Attenzione però, parli del diavolo, no. Ora proprio l'abbiamo dato per morto. Ottimo Marcelo. Ma che belle cose che fai. Attenzione, l'1-2. Toni Kroos perde tempo. Vede Jonas. Ma credo fosse fuori gioco. No, punizione.
punizione da limitissimo, la dovevi far battere a Rakitic, però mi ricordo che anche Jonas non è scarso a tirarle. Prego che entri dentro, perché porco Giuda ha fatto la permanente alla traversa. Che schifo di partita che sto tirando su, che schifo. Io me la sto prendendo tanto con Papastathopoulos, ma anche Övedes non è che proprio sia un gran difensorone, tanto disimpegni rischiosissimi, per non dire anche puttanate fotoniche, ma bravo c'è! Eh no, ste cose no, qui niente calcio champagne, siamo calcio tavernello qua. Uscirà Jonas, autore di un'altra prestazione deludentissima. No, ma porca! Ho trattenuto la sconfitta fino a un certo punto. Doveva succedere, ma non così. A questo punto bisogna andare almeno per il pareggio. Dicevo che esce Jonas ed entra Jackson Martinez. Ed esce Rakitic per Mkhitaryan. Scusate, ho avuto un blocco mentale. Ecco l'Antonio Traversone. No, Givanildo controlla. Antonio Traversone, il tiro! E c'è il pareggio! 1-1! Azione magistrale! E il bel Antonio Traversone! Vota Antonio Traversone! La rimette palla al centro. 1-1, rivediamo l'azione. Givanildo, il tocco al volo di Koke. E Antonio Traversone non si fa... Scusate, il tocco di Mkhitaryan. Toni Kroos, Antonio Traversone non si fa mancare il suo secondo gol con questa squadra. Già che ci siamo, proviamo a sfruttare gli ultimi 10 minuti anche per vincerla, anche se forse chiedo troppo. Attenzione però, il corridoio per Aduriz. Il lancio è per Jackson Martinez, che la sporca, mannaggia lui. Oggi proprio grandi attaccanti, devo dire. No, controlli di palla ignobili. No, Schürrle no, ottimo lavoro. E si riparte, Jackson Martinez. Vediamo di costruire qualcosa. Ottimo Konoplyanka. Forse fuori gioco. Il tiro. E lo manda al terzo anello. Io ho convinto che fosse fuori gioco. Lancio lungo. Recupero pieno. Si va in the box. Controllo di Aduriz. Piccolo spazio per Jackson Martinez. Attenzione. No, peccato. Questa mi sa che è l'occasione più limpida, perché tra poco fischio finale, tutti a casa. Attenzione per Aduriz. Si allarga con Konoplyanka. Il controllo. La palla in mezzo. Niente da fare. E mi sa che finisce qui. No. Sì, mi sa che finisce qui tra un po', La spazzata non è ancora finita. Non finisce mai sta partita. E invece finisce 1-1. Recuperato pure in extremis, quindi ho già fatto i grandi miracoli. Sta partita è finita in maniera poco piacevole, perché non è stata neanche una bella partita da vedere. Ciononostante, un punto ce lo siamo portati a casa. Dovrebbe essere salvezza matematica, se non mi sbaglio. Aduriz e Jonas, delusione gigantesca e giganterrima. E mi sa che sì, abbiamo beccato la salvezza. Detto questo, io direi di chiuderla qui. Non dimenticatevi di mettere mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto io ve lo ricordo ogni volta, perché ce n'è bisogno. Iscrivetevi, fate bene di iscrivetevi e fate bene. I'm Jack the Ripper, e se non vi piace questa roba, non sono sicuro di volervi conoscere. E comunque no, non era salvezza, scusate.